So this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun, the near and the dear one, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Un'atmosfera particolare ad iniziare dai miti delle streghe e delle ballate alpine per giungere agli show cooking dedicati all'alta cucina e ai prodotti a chilometro zero. Ecco gli ingredienti dell'intesa fra le organizzazioni del turismo delle Giudicarie Centrali e della Valle del Chiese per fare del Natale un significativo momento dedicato alla riscoperta della comunità e a forme di accoglienza legate alla tradizione e alla qualità. Tutto è pronto per i mercatini di Natale alpini delle Giudicarie. Tutto è pronto dunque per l'apertura dei mercatini alpini delle Giudicarie e noi iniziamo da qui, da Tione, con l'assessore alle attività economiche Mario Failoni. Importanti novità, dicevamo, ad iniziare dalla location. Esatto, buongiorno a tutti. Noi quest'anno spostiamo i nostri mercatini nel nuovo parco in centro al paese, un parco che è stato ristrutturato, verrà pronto a questi momenti proprio per ospitare i mercatini Natale di Tione. Mercatini che quest'anno avranno una dimensione più grande, avremo la capacità di ospitare più di 25 casette, avremo un'ambientazione tipica del Natale con luci, giochi e tutto quanto fa Natale, fa festa. Il mercatino diventa sempre di più una vetrina del suo territorio, quindi prodotti ma anche la capacità artigianale, ad esempio, degli attori della cucina del territorio. Dice benissimo, la proposta vuole essere una proposta che vada ad aumentare la capacità attrattiva nel periodo di Natale di Tione. Tione, ricordo, ha già una grande forza attrattiva per il negozio e il commercio che c'è regolarmente. Con i mercatini si va a sottolineare e dare la possibilità di avere una vetrina e un'offerta molto più ampia. L'artigianato, l'enogastronomia, l'attenzione ai bambini sono i nostri caratteri, tratti distintivi del mercatino di Tione. Potremmo dire, assessore, che un altro punto di forza è rappresentato da questa alleanza che avete stabilito e che si è consolidata, si è rafforzata nel tempo con la Valle del Chiese. Sicuramente gli amici della Valle del Chiese da subito hanno accolto la nostra proposta di affiancare ai loro mercatini che sono partiti prima i nostri. I due consorzi lavorano molto bene insieme. Questa proposta dà la possibilità a questa parte delle Giudicarie di essere attrattiva nei confronti dei giudicariesi e di un turismo di una provenienza più ampia. Abbiamo più volte affermato che nelle Giudicarie sono nati dei grandissimi cuochi e questa è la caratteristica di questo territorio, ma anche di questo mercatino, l'attenzione alla cucina. Daniele Bertolini è il presidente del consorzio turistico delle Giudicarie Centrali. Con Show Cooking voi presentate le vostre eccellenze al grande pubblico. Certo, già l'anno scorso avevamo pensato un po' di caratterizzare il nostro mercatino con un'idea gastronomica, partendo anche dal fatto che in Giudicarie
c'è una tradizione di cucina, una scuola alberghiera ormai trentennale che sta sfornando, diciamo, grandi chef anche a livello europeo e mondiale. E abbiamo cercato appunto di caratterizzare questa nostra manifestazione puntando molto su quello che è la caratteristica giudicariese sia degli chef che valorizzino anche i nostri prodotti. Presidente, quello che stupisce è il grande successo di queste manifestazioni. Certo, è un momento un po', vedi, anche in televisione, sui giornali, insomma la stampa dà molto risalto a quello che è, insomma, il rapporto cucina, chef e territorio. Abbiamo cercato di cavalcare questo filone partendo anche dal fatto che abbiamo proprio in casa la merce primaria. La stagione dei vostri mercatini alpini coincide anche, non a caso, con una rassegna C'è più gusto che coinvolge i vostri ristoranti e quindi i vostri ristoratori. Partendo sempre da questo, la rassegna C'è più gusto ha coinvolto un gruppo di ristoratori, sono una quindicina, partono, diciamo, dalla nostra zona delle Giudicarie Centrali arrivando fino al Chiese, che hanno deciso di proporre in alcuni periodi dei mercatini una rassegna gastronomica partendo dalla valorizzazione dei nostri prodotti principali, per cui la spressa, la farina gialla, le castagne, la carne di razza rendena, la salamella, la ciuiga, prodotti insomma giudicariesi. La manifestazione gastronomica proposta dai ristoranti sarà in due periodi, nel periodo, diciamo, dell'Immacolata e nel periodo post natalizio in particolar modo. Si tratta un po' di presentare alcuni piatti con base appunto prodotti locali e a sfondo natalizio, insomma, diciamo. L'alta cucina dunque protagonista di questo mercatino di Natale e protagonista dell'offerta turistica delle Giudicarie. Noi quindi adesso andiamo ad occuparci della formazione dedicata all'alta cucina. Vi salutiamo dalla Show Cooking dell'ENAIP di Tione, una scuola che è considerata tra i punti di riferimento nazionali dell'alta cucina, cioè tra le migliori scuole di cucina d'Italia. Sono con la professoressa Laura Fratton che coordina questo corso e devo dire, professoressa, che questi ragazzi, che sono, come vediamo, giovani, ventenni, fanno il giro del mondo, cioè attraverso questa scuola conoscono le cucine del mondo. Sì, questo è vero. Il secondo anno soprattutto i ragazzi vanno in molte realtà, in molte aziende, in molti ristoranti, francesi, peruviani, come è successo quest'anno. E mentre nel primo anno noi ci concentriamo più sui ristoranti e le aziende in Italia, perché è vero, il corso di alta formazione ha un riconoscimento molto ampio e anche la provenienza degli studenti di questo corso dimostrano come siamo conosciuti, perché ci sono ragazzi che provengono dalla Sicilia, dalla Campania, dal Lazio. E anche da altri paesi del mondo. Sì, 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 anche dal Vietnam, come Gigi dimostra. Quindi grandi esperienze, ma devo dire anche grandi carriere, perché poi sono ragazzi che trovano, ecco, lavoro in ristoranti famosi nel mondo. Sì, sì, sì. Sicuramente noi siamo partiti da circa 10 anni e i ragazzi, soprattutto del primo corso, stanno intraprendendo delle ottime carriere. Mi piace ricordare, ad esempio, Stefano Rossi, che è il sous chef di Peter Brunner a Firenze, ma così come di recente è ritornata ad insegnare ai ragazzi di quarta Marinella Sufali, che è lo chef personale di un miliardario californiano e che evidentemente, dopo aver fatto i maggiori ristoranti
stellati di Parigi. Devo dire, professoressa, che sono innumerevoli queste biografie di giovani che da Tione raggiungono il resto del mondo. Del resto noi oggi ci occupiamo di una sorta di distretto gastronomico, che è quello delle Giudicarie, cioè ci sono poi delle ricadute molto importanti. Il vostro metodo scolastico, didattico, valorizza innanzitutto il prodotto locale, però poi lo lega agli altri prodotti, alle altre culture del mondo. Potremmo dire che è una cucina glocal. Sì, sì, sicuramente. Noi partiamo dal territorio e i ragazzi innanzitutto imparano la valorizzazione dei prodotti trentini, ma così come quando andranno in altre realtà devono partire innanzitutto dai prodotti sempre del loro territorio e in questa scuola arrivano davvero dei nomi importanti sia della cucina ma anche della pasticceria, così come della panificazione, e portiamo una valorizzazione, una visione che supera forse un po' anche la semplice tradizione del Trentino, valorizzandola però. Vi presentiamo un docente molto particolare, Giuliano Baldessari, chef stellato qui nel vicino Vicentino, e oggi presentiamo una cucina glocal, l'abbiamo detto, no? Cioè quindi un felice connubio tra le radici, la tradizione, i prodotti di questo territorio, cioè delle Giudicarie, e poi più un aspetto globale, aperto, diciamo, alle cucine del mondo. Da cosa iniziamo, Giuliano? Possiamo iniziare dall'antipasto, che si chiama proprio appunto Giappone, che è un connubio tra Oriente e Occidente, un gioco di umami, di dolcezze, acidità e amari, collegato tutto da una patata molto rotonda, dalle noci del bleggio e del basilico di montagna. Poi abbiamo la nostra pasta di fagioli, che praticamente non è una pasta ai fagioli ma una pasta proprio fatta di fagioli, quindi abbiamo omesso completamente la farina, quindi per un discorso molto più digeribile, quindi sono proprio dei ditalini fatti solo ed esclusivamente di fagioli. Poi abbiamo uno strudel rivisitato con la nostra mela, praticamente fusi, molto croccante, molto acida. Vediamo un esempio di creatività, insomma, ecco, sì, che riguarda anche la mela. Sì, beh, a me piace la creatività, secondo il mio punto di vista è fondamentale, perché non bisogna mai né prendersi sul serio e dare dei limiti ai nostri pensieri, quindi dobbiamo innalzarli sempre di più, creare, divertirsi e giocare con i mezzi e gli strumenti che abbiamo. Oggi i nostri telespettatori possono vedere anche il funzionamento di una show cooking, cioè praticamente la cattedra, che è la tua cucina, e poi questa aula molto particolare. Sì, beh, qua si sta benissimo perché abbiamo tutti gli spazi e i mezzi per lavorare insieme, per proprio interagire e scambiare le proprie idee e il proprio passato. Quindi una scuola con tutte le carte in regola per sviluppare la creatività. E vediamo anche dunque quali sono i sogni di questi ragazzi, di questi allievi che vengono un po' da tutto il mondo. Allora, ti chiami? Mi chiamo Yin Phuong Do, vengo da Vietnam e la mia passione è portare la cultura e la cucina italiana in Vietnam. Mi chiamo Riccardo Pesce, finita l'alta formazione sono stato assunto alla Locanda Margon dallo chef Alcio Ghezzi e dopo mi piacerebbe continuare a viaggiare. Mi chiamo Giovanni Toffol, ho 22 anni e quando termino il corso di alta formazione mi fermo per un periodo in Trentino per poi andare all'estero. Sono tantissimi i sogni di questi ragazzi, vediamo l'ultimo. Mi chiamo Serritelli Lorenzo, vengo da Ancona e finito questo percorso di alta formazione mi piacerebbe lavorare in Spagna, fare un'esperienza alla cucina spagnola.
collaborazione con Ceramiche Beseno, in via Nazionale a Besenello, www.cpbsrl.com, con consulenza ed esperienza. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909. Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino. Con Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli. La risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. Trento, via Giusti 40, www.codipratn.it. Per la tua pubblicità. Da Tione raggiungiamo il suggestivo borgo di Quartinago. Siamo in Valle del Chiese, alle porte di Cimego, e qui devo dire che si svolge un mercatino di Natale molto particolare, in questa cornice che ricorda il nostro passato e con un livello qualitativo dei prodotti che vengono proposti in queste giornate, devo dire, altrettanto interessante. Sono con Alessandra Zulberti, che è l'animatrice di questo appuntamento, che ci richiama un po' anche al passato di questi borghi, cioè un passato contrassegnato dalla presenza delle streghe. Eh già, noi abbiamo questa prerogativa. A Cimego ci sono state le streghe, quindi abbiamo questa possibilità di portare all'interno del mercatino la presenza delle streghe. Abbiamo casa Marascalchi, dove i visitatori possono riscoprire queste architetture rurali, in parte anche patrizie, che ci riportano indietro nel tempo. Casa Marascalchi è una casa che è museo, voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Cimego, che alla fine degli anni 90 l'ha ristrutturata come casa rurale in visita, con possibilità di visita anche da parte dei fruitori del sentiero etnografico del Rio Caino. È una casa museo dove possiamo trovare tutta la realtà rurale e contadina delle nostre vallate. Tutte le informazioni a questo sito relative al mercatino di Quartinago. Si inizia i primi di dicembre e poi ci sono tanti altri appuntamenti. Sì, iniziamo il 3 dicembre e fino ad arrivare all'8 di gennaio con 13 date lungo tutto il periodo. Durante le 13 date ci sarà il ballo delle streghe con la degustazione gratuita della polenta magica delle streghe. Avremo una mostra di presepi partenopei durante il weekend dell'Immacolata. Alessandra, chiudiamo questa nostra intervista anche con una notizia curiosa, perché questo borgo pare possa diventare uno fra i più belli d'Italia. Esatto, siamo in lista per poter entrare in questa bellissima lista dei borghi più belli d'Italia, speriamo di riuscirci, sarebbe una bella cosa che potessimo arrivare fino lì. Allora Alessandra, noi ci segniamo questi appuntamenti presso il vostro mercatino di Natale, perché effettivamente vale la pena collegare la visita a un mercatino ricco di prodotti di qualità in una cornice davvero unica.
parliamo ora di un altro evento straordinario, e cioè il presepe vivente di Brione, frazione di Borgo Chiese. Si tratta del presepe vivente più grande, più vasto del Trentino per numero di comparse. Sono con Michele Faccini della Proloco di Brione. Beh, innanzitutto Michele, siete tutte persone di questo piccolo borgo. Sì, in gran parte siamo i figuranti che ne fanno parte, un centinaio circa. Provengono appunto dal borgo di Brione, ma anche dai nostri paesi vicini, insomma, da Condino oppure anche da Cimico, insomma. E tutti siamo insieme per realizzare questo grande evento. Ecco. Grande evento che, ricordo, si terrà a partire dal pomeriggio del giorno di Santo Stefano, cioè il 26 dicembre. Sì, la data ufficiale è il 26 dicembre, dal primo pomeriggio verso le 13.30. fino a sera inoltrata, insomma, per permettere anche ai visitatori di ammirare quelli che sono gli scorci caratteristici del nostro piccolo paese, insomma. Un evento che celebra il Natale, la Natività, ma se vogliamo celebra anche proprio questo piccolo paese. Sì, è un borgo caratteristico, un borgo alpino, quindi fatto di tanti scorci, di tante case caratteristiche, quindi con dei avvolti, il ciottolato comunque nelle strade molto particolare, insomma è un ambiente che per il Natale si presta molto bene, per manifestazioni natalizie penso sia, insomma, ideale. E poi l'impegno, la cura nella preparazione dei costumi e quindi, diciamo, nella partecipazione attiva dei figuranti. Sì, la cosa bella è che siamo tutti indaffarati, insomma, già a partire da queste settimane fino alla data, insomma, dell'evento c'è un bel movimento, insomma, e per i paesi piccoli come il nostro è una bella cosa. Un'occasione anche per tornare a vivere il paese, ecco. Sì, sicuramente, insomma. Vi presentiamo ora una frazione molto particolare di amici molto simpatici. Siamo alla frazione Strada di Pieve di Bono con Marirene Filosi, che è la presidente del Circolo Culturale di Strada. E qui ogni 23 dicembre, cioè la vigilia della vigilia, da 11 anni si svolge questo Natale di Strada, dove questa piccola frazione riscopre un po' le sue origini, la sua simpatia. Certamente. Questo Natale in strada, in puntini in strada, ha giocato un po' anche sul discorso proprio della strada, no? Vuol dire che letteralmente la festa è svolta proprio lungo le strade di strada, dove si affacciano appunto taverne come questa, oppure cantine, garage. Cioè, noi abbiamo scoperto che tantissime persone che abitano magari di strada, che però abitano in giro, quella sera vengono proprio a trovarci, a rivedere il paese. Oltretutto è tutto buio, è solo illuminato dalla luce interna delle case, da fiaccole, da torce, da candele, da lucine, eccetera. E tantissime persone non riscoprono il paese di strada, tutti sono convinti che strada sia solo lungo la statale e non sanno che dietro c'è tutto questo insieme di case, di androne, di corte, e questo secondo me è molto bello.
Concludiamo il nostro tour qui in Valle del Chiese con una visita alla Pieve di Condino dedicata a Santa Maria Assunta con Maria Chiara Rizzonelli, che è una accompagnatrice ai beni storici, sacri, liturgici. Una meta, questa della Pieve, naturalmente di carattere religioso, ma potremmo dire anche di un solido interesse culturale. Sì, certo, perché questa chiesa, questo edificio è importante perché qui si raccoglievano tutte le comunità, quelle che sono adesso le parrocchie ma una volta erano i vicariati, della Pieve di Condino, da Bagolino che allora era ancora sotto questo territorio anche a livello liturgico e poi anche perché appunto nelle solennità arrivavano tutte le popolazioni delle comunità e le celebravano assieme. Questa pieve è arredata ed è affrescata in stile tardogotico rinascimentale e proprio segna il passaggio dal momento del tardogotico al grande rinascimento e è stata affrescata da pittori, si dice nelle antiche carte conservate in biblioteca, di pittori bresciani e tedeschi. Segna anche un passaggio tra il mondo italiano, diciamo così, di allora e quello che era percepito come il mondo tedesco. Infatti tra gli affreschi abbiamo anche questo affresco che si chiama Hortus Conclusus, che è molto più diffuso in ambito germanico e che è l'Annunciazione in forma allegorica. E tantissimi di questi affreschi, che risalgono tutti tra il 1500 e tra il 1507, sono redati, stati fatti da questi pittori che venivano dalla pianura padana, veneta e lombarda, nello stile che conoscevano a loro volta avendo frequentato corti rinascimentali dell'epoca. Naturalmente, Maria Chiara, la struttura viene aperta nel corso del periodo natalizio. Certo, sarà aperta questa pieve ogni domenica e ogni festività a partire dal 4 dicembre, dalle 9.30 alle 10.30 e poi seguirà la messa celebrata con particolare festosità per concludere il tutto. Siamo in chiusura, amici, continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it e come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao, arrivederci.